Va bene, saliamo di sopra, non penso di poter fare molto altro. Abituarti alla nuova vita è più stancante del previsto, dovresti tornare in camera tua a riposare. Eh beh, certo. Ah, proprio così? Non... Cioè, subito in camera a dormire, va bene. Ed eccolo che passa. Ma dai, ma neanche con la pioggia oggi. Forse dovresti aiutarlo, eh beh, dai. Avevo una bici molto uguale a quella. A parte quelle scritte Atlus, però vabbè. Ciao Yosuke, piacere mio, stai bene? La tua bici è a posto, stai bene? Eki, pare che Yosuke stia bene, è meno male. L'ho anche intervista, quindi sì. Lo dici tu. Forse hai ragione, non saprei. E quello è vero. Ah, ecco, allora è la bici il problema, non è lui. Vabbè, buttala per favore. No, beh, se questo già si ammazza con la bici, non mi immagino col motorino cosa dovrebbe fare. Quietatevi, razza di idioti! Siete al liceo, ricordate? Non riuscite a chiudere il becco durante le lezioni? Ce l'avete un briciolo di buon senso? Il mio lavoro è sprecare il mio prezioso tempo e insegnare filosofia a voi caproni. Ma visto che mi sento buono, già che ci sono raddrizzerò il vostro pessimo comportamento. Che onore, eh? E sarò praticamente implacabile con i cretini incuriositi dall'omicidio. Intesi? E ora fuori i libri! Hai ascoltato la lezione intensamente. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Oh, di già, perfetto. Allora, ecco, questa è una cosa che in Persona 5 non mi sembra ci fosse. Fare le lezioni normali non ti aumentava la conoscenza per qualche motivo. Solo andare in biblioteca lo faceva. Ti stai abituando, certo. Lo sai che novità? È una scuola, non è niente di strano. E questo è molto probabile. Il ramen? La bistecca e la griglia. Oh, se vuoi. Eccola, subito. Esatto, è vero. Io me ne vado. Immagino. Soprattutto adesso che la vostra presentatrice di Puntec è morta. Sì. Anzi, per tre, perché devi pagare anche per te stesso, quindi... Tira fuori... Caccia fuori i soldi, proprio... Jones! Ah, volevo leggere, ma non ho fatto in tempo. Cioè, la bistecca così è fuori? Ah, ecco. Ah, ecco, infatti. Da te? I suoi gestiscono Jones? E fin là l'avevo capito. Vabbè, allora. Cosa, l'aranciata? Oh, che carino. Kanpai! Ma c'è la canuccia, bevi così? Vabbè, guarda, non importa. Avete chiacchierato animatamente più del meno. E volevi farti un giro oggi? Beh, un po' è vero, però non è che puoi farne tutta una colpa. E questa? Oh! Ah, è una professoressa. Quella chi è, la ragazza di Yosuke? Ok. Oscar, per colpa tua sì.
Pensavo fosse un po' più incazzata, eh. Tra l'altro la voce da bambina, però. Dai, giove. Dai, giove. Ma a parte che non, la voce non corrisponde per niente al personaggio. Zero. Zero assoluto. Pam 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 param param pam pam param pam. Kimi ga tenkou se? Ah, watashi no koto wa kiite ru? No, solo adesso. Yappari kigau? Hana-chan ga otoko tomodachi tsurete ru nante mezurashii yo ne. Betsu ni sonna koto nai yo. Beh, dai, diventeremo amici di sicuro. Nakayoku shite yatte ne. Demo Hana-chan osekkai de ii yatsu da kedo. Uzakattara uzai tte ne. Già, è irritante, non è vero, non è un tipo in gamba. Ma dai. Dai, che si scherza, su. E non hai neanche mangiato e fatto niente. È venuto quello lì a rompere le scatole. Senpai. Sono sicuro che tu sia peggio. Ma dai. Cie. Ahoka, sonnan ja ne yo. Soda, nayameru Hanamura ni ii koto oshiete ageru. Mayonaka terebi tte shitteru? Ame no yoru no gozen 0 ji ni kieteru terebi o hitori de miru. Che è quello che stavano parlando ieri, tra l'altro. Zubun no kan o mitsumete ruto betsu no ningen ga soko ni utsutte. Che sei tu? Sore unmei no aite nan da yo. Ok, ah, ok, no. Nani iidasu ka to omoeba. Ma dai. Yoku sonna youchi na neta de ichiichi mori agaren na. Stasera sicuro lo facciamo, sicuro. Sono sicuro che sarà l'unico a cui succederà qualcosa, quindi. Ma assolutamente un omicidio. Ma sicuro è un omicidio, dai. Yōchi wa docchi da yo. Tonikaku, konban chanto tameshite mite yo ne. Hai sentito delle voci sul canale in mezzanotte? Mostrati la tua anima gemella. Magari dovresti fare un tentativo. Eh beh, sì. Dopo la scuola, sera. Oh, papà non è ancora tornato. Un'altra cena senza sola con Nanako. Tuo padre ha chiamato, non preoccuparti. Tuo padre ha chiamato? Noi. Denwa suru tte itsumo itteru no ni. Madonna mia, che bella quella roba. Ho una fame. Papà! Yare, yare. Nani ka kawari nakatta ka? No. Nai, kaette kuru no osoi. Warui, warui. Shimoto ga isashi. Posso immaginare. Ah. Terebi, news ni shite kure. Va bene. Tieni, cambio subito. Sugiwa, Kirini Kemuru Machi de okita ano jiken no zokuhō desu. Inabashi de announcer no Yamano Mayumi-san ga minka no yane de henshitai to natte mitsukatta. Aha. Yamano-san wa seizen kashu no Hiragi Misuzu-san no otto de giinsho no Namatame Taro-shi. E adesso daranno la colpa a lei, sicura. Daranno sicuramente la colpa a lei. Ci sono degli aggiornamenti sull'incidente di ieri. La signora Yamano, la presentatrice TV, aveva una relazione al segretario del consigliere. Pare che la moglie di quell'uomo fosse Misuzu Hiragi, una cantante enka. Quell'incidente si è legato a questa faccenda sentimentale? Ne dubito. Approfondire. La ragazza vestita di rosso? No, non penso, era con noi. Ah, è quella che era al bar.
Peter! Non riconosci nel volto e nella voce della studentessa. Dai, è palese, guarda i capelli. Ma la sensazione di averla già vista da qualche parte. Dai, grazie al cazzo. Ma a parte che il reporter non sa fare il suo lavoro. Zero, totale. L'entusiasmo del reporter sta mettendo a disagio la ragazza. Eh beh. Guardando appetitamente ti ricorda Saki, la senpai di Yosuke. Sì, ma non penso che i negozianti siano messi ad ammazzare un cliente, dai. A parte che il presentatore è sempre uguale in tutte le pose. Sempre così. Tutto stanco lui. Madonna mia, ma va un po' a cagare. Esatto. Giunesu, lo sapevo. Ecco appunto. Dame? Pare si sia addormentato. Uffa. Ti ci accompagno io, dai. Non è un problema. Dai. Quando andrò a letto sveglierò papà per dirgli di andare in camera sua. Nako sta guardando la TV. Dojima dorme, dovrei lasciarlo in pace, beh sì. Ma in casa non c'è nient'altro che io possa fare, a parte penso solo la cucina. Stanotte la pioggia non vuole smettere. Ricordi di aver promesso che avresti approfondito le voci su questo canale di mezzanotte. Everyday Ajunesu. Dovresti farlo nella tua stanza. Andiamo a guardare la TV allora. Ma è un canale in particolare, va bene qualunque canale, senti la pioggia battere sulla finestra. È quasi mezzanotte. Guardando un televisore spento in... Ah, ok, vedrai la tua anima gemella. Sarà vero la storia di Chie? Ne dubito, però. Succederà qualsiasi altra minchiata, tranne quella, sicuro. I Power Ranger. Vabbè, facciamo sta minchiata. Tocchiamo il televisore. Oh, oh, si è acceso, si è acceso! Guardalo! Non è la senpai di Koso? Nanji Wanaru! Yes, il primo contratto! Nanji Wanaru, Waru Wananji. Ma quelle tre lucine messe lì. Che è successo? Che cacchio era? Insospettabilmente sei ancora tu. Ottimo. Trascinati dentro il televisore. Ah, che dolore. Che male. Sto bene più o meno? Ti ho svegliata? Sembra che Nanako sia tornata nella sua stanza. Ma cos'è successo? A parte che è mezzanotte, cosa ci fa ancora in piedi? Ha deciso di parlare domani insieme agli altri. Ma questa cosa succede quindi solo durante le notti di pioggia? Abbiamo tre giorni interi di pioggia, voglio dire. Come?
Fammi spazio. Cie si è infilata di forza sotto il tuo ombrello. Vabbè, oh. Avrei preso il mio, ma ho visto un film di arti marziali in cui usano un ombrello come arma in modo spettacolare e l'ho rotto cercando di ripetere le mosse degli attori. Wow. Ad ogni modo, l'hai visto? Sì. Ah, lo sapevo, però la persona che è apparsa... Lascia stare, ne parleremo insieme agli altri. Ora andiamo, faremo tardi a scuola. Ma a parte che è... nessuno dice nulla se tu hai la divisa scolastica e ti metti un altro vestito. Cioè, per esempio, qua sono tutti grigi, ma se io mi metto sto verde esplosivo, nessuno mi dice nulla. Oh, so che è strano dirlo solo ora, ma siamo parecchio vicini. Ah, io credo che mi farà una corsetta. Allora facciamo una gara. Dovremmo metterci tutti e due a correre sotto la pioggia. Che senso ha? E poi non ho così tanta fretta. Mi sto facendo troppi problemi. Sarà meglio che venga con te. Brava, ecco, non ti mettere a correre. Va bene, andiamo. Quanto imbarazzo, su, Cie. È un ombrello, mica una crepe. Cos'è sta signora? Perché? Oh Gesù, la prof Sofue. Salve a tutti, mi chiamo Chimico Sofue. E non so voi, ma io sono un'esperta di storia universale. Io pensavo fossi solo esperta degli egizi, ma vedi tu. Un breve cenno su di me. Amo ritrovare oggetti smarriti con la mia bacchetta da randomante. E amo le storie d'amore. Sì signora. Infatti la storia mondiale è una magnifica storia d'amore. È come un fiume che fluisce dal passato verso il futuro. Spero di godermi insieme a voi la profondità della storia. E visto che questa è la mia prima lezione, porrò un semplice quesito al nostro nuovo studente, il signor Phoenix. Alzati per favore. Buongiorno. Ah, devo proprio anche spostarmi? Il calendario occidentale si basa sull'anno domini, ossia l'anno in cui, sì, tradizionalmente, si pensi sia nato Gesù. Come viene chiamato l'anno precedente all'uno anno domini? Dovrebbe essere 1 AC. Hai detto la risposta che ritieni corretta. Ah, non sei uno sprovveduto. Ragionando in termini matematici, diremmo probabilmente 0 AD, ma la storia universale è ben più complessa. Il calendario gregoriano in uso oggi è basato su quello giuliano, ideato quando non esisteva il concetto numerico di zero. Ecco perché, contando all'indietro, si passa da 1 AD a 1 AC. Mi auguro sia stata una piacevole introduzione alla storia universale. Hai dato la risposta esatta. La tua conoscenza è aumentata. Beh, era facile, dai. Mattina, dopo scuola. Sakasani burasagatte da te nan nano? Yabak nai? Già. Sake to ka soyu appeal? Kowasugi. Shitai mitsuketa no 3 nen no Konishi tte hito rashii yo. Senpai ga itte te. Ah, wow. È proprio così, proprio spudorato anche. Ano sa. Hai visto anche tu il canale, vero? Lo sapevo. Che cosa hai visto? Hanamura, uwasa kiita? Jiken no daichi hakkensha tte Konishi senpai rashii tte. Dakara genki nakatta no kana? Kyou gakkou kite nai ppoi shi. Beh, posso immaginare. Are, Yukiko, kyou mo ie no tetsudai? Esatto, me ne vado. Ima, chotto taihen dakara. Gomen ne. Posso immaginare. Nanka Amagi, kyou tokkubetsu tension hikuku ne? Isogashii sou da yo ne, saikin. Tokoro de sa, kinou no yoru, mita? Sì, abbiamo visto. Ma sono omae wa dou datta nda yo? Mita. Mietan datte. Che era? Allora, a me è sembrata di vederla una sagoma, sembrava proprio Saki senpai. Dareka made wa wakannakatta kedo, akiraka ni onna no ko desu. Esatto. Kami ga ne, fuwatto shitete kata gurai de uchi no seifuku de. Sore moshikashitara ore ga mita no to. Forse no, io ho visto i capelli ondulati. Già, Hanamura mo kyokyoku mieta no? Shikamo onaji ko? No, significa tutt'altro. Sì, l'ho vista. Racconti loro quel che è successo la scorsa notte, compreso il fatto che sei quasi entrato nel televisore.
テレビに吸い込まれたってな、ね、お前。Exacto. 動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしても面白いでしたね。何era un sogno, Jenny。小さいから入れないってとことか変にリアルでさ、もし大きかったら。Andiamo in un centro commerciale。大きいの買おうかって話してんだ。Eccolo。今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか。うちの店品揃え強化月間だし。見てみて。マジ親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ちょー。わったー。はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。ねえ、grazie。Non ti credo neanche un po'。Hai deciso di andare a Junes con gli altri. Scusa, non si chiama Junes e basta? Junes reparto elettrodomestici. Ah, Junes. Hanno fatto un errore. Era Junes con. Quando lo dare cacao no? Sa, canemoci nan già. Chiedo. Uccide televica o chiacto cascunacte sa. Come hai fatto? Vabbè, grazie. Fa piacere. E quindi è per questo che ci hai offerto il pranzo. Sei ricco sfondato. Zutto mi tirare no a ureshi chedo. Wow, è incredibile. Yappa, hai le ruote, no? Beh, grazie al cazzo, non è mezzanotte, Jenny. Dai, dai, hai le ruote. Ima no telebi usunata da cara. Ura ni tsuki nu. Teka, nanno hanashi shiten da tsu no? De Satonaka, omainchi, donna telebi kawa? Uno grosso, ma non così costoso. Yasu yatsu te itta. Esatto. Osume aru? Quella. Kochira nado ikaga de shou ka, okyakusama? この春発売されたばかりの最新型で。ベーグロッソ。全然安くないじゃん。ゼロ一個多いだろって。てかまずお前の安いがどんくらいか聞かないと。で、エザート。花村のコネで安くしてよ。そんならここで買うからさ。え、ベチャルト。そういうのは無理だって。ロサイヤオブジョ。じゃあこっちとかどうだ？展示品でちょっと古いけどこれなら。Tu lo sai che non era un sogno. Così grande potresti entrarci per davvero.Ehi, ragazzi! Che tipo di televisore? Ma qualcosa non va, Yosuke? Eh beh, certo. Vedi tu. Aizu no ude sasatte nai. Beh, certo. E perché a voi non ha funzionato? Neo! Tiriamola fuori, sbrigati! Uso! Maji de sasatte no? Maji da...本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。Vedi l'effetto acqua, aiutami. E che ne so, aiutami, scemo. Fissi allibiti. Forse puoi provare ad entrare anche più di così. Baka yosatte, kanjite o mae. Sugoi. Ah no, quasi però. C'è dello spazio vuoto all'interno. Lo spieghi anche a loro.中って何？空間って何？ Sembra molto spazioso qui dentro. Facci una stanza. 広いって何？ esatto. っていうか何？やっべ、びっくりしすぎて漏れそう。ma dai, ma come？ 漏れる？ esatto. 息どきなくて我慢してたってか。Ma dai, che però sfiga. Cioè, rispetto. Allora, abbiamo già capito che loro sono Han e Ryuji di questa situazione. Tiralo fuori. Aiuta, ma prendetegli le gambe deficienti. Vabbè. Wow. Troppo bianco, mi ha devastato gli occhi. Boia, che male. Lei è caduta proprio di collo, poi. Ma che carina lei in versione video. Non penso proprio. Allora, in questo gioco non penso si chiamino palazzi. Saranno canali. Penso che ogni zona si chiami un canale a questo punto. No, l'effetto statico, che fastidio.
Ma certo che siamo vivi, state tutti bene? Comprensione aumentata. Comprensione, davvero? Credo di essermi spaccato le chiappe, ma no. Esatto. Ma dai! È uno studio televisivo. Esatto. Direi proprio di no, eh. Diamo un'occhiata, andiamo a casa, state a decidere. Diamo un'occhiata in giro. Beh, non abbiamo molto altro da fare, Cie. Esatto, dov'è l'uscita? Là sopra, da dove siamo caduti. Da là. Non ti preoccupare, Cie, su. Manteniamo la calma, cerchiamo una via di uscita, siamo spacciati. Manteniamo la calma prima di tutto. Non mi aumenti la comprensione, ho detto una cosa intelligente. Esatto. Ma sì, non ti preoccupare, dai, andrà tutto bene, Cie. Esatto. Esatto, andiamo a farci un giro. Dubito che combatteremo. Oh, guarda, una porta. Magari le profondità di questa zona. Più che altro è gialla. Esatto, entra lì e vedi che succede. Per ora non sembra esserci altra scelta. Proseguire, anche se non sembra molto sicura quella porta, però a questo punto è l'unica scelta che hai. Più che altro che cacchio di zona è questa? Ma va. Siamo in una stanza. Più che altro ci sono, esatto, i cosi strappati della tizia sposata. Vai, piscia in un angolo, su. Vai a pisciare, vai. Ma è proprio lì, ma sei un coglione. Ma vai fuori dalla porta. se mi guardi vuol dire che ti piace. Ma come che mi piaci? Mettiti dietro la porta almeno. Sì, un po' delicato, su. E esatti. È palese. Ma quella più che altro è una corda per impiccarsi? Esatto. È abbastanza inusuale come cappio. Grazie al cazzo, è la tizia famosa, su. Non mi sembra di averlo già visto, dai, è palese. Immagino, Cie. Mica è tanto bello stare qua. Tutto a un tratto ti senti pesante. Che sia a causa dell'aria opprimente di questo posto, può essere. Ma sì, vomita, tanto è già pisciato sul muro, voglio dire. Un vandalo, st'uomo. E siamo ritornati qua. Yatto modotte kuretayo. Te... Nani are?
なんかいる! È la mascotte del gioco, è il Morgana della situazione, dai. Eccolo qua. Paciotto-kun. Nani kore? Una scimmia. Kuma? Nannanda koitsu? Kimi ra koso dare kuma? Chi cazzo siete? Sabetta! Dare yo anta? Vuoi fare a pugni? Un orso misterioso. Sta tremando di paura. Forse sarebbe meglio chiederglielo con gentilezza. Che cos'è questo posto? Buono da sapersi. Grazie dell'aiuto. Se sapessimo come si fa. Perché cosa succede? Datti una calmata. Aiuta! Aiutami! È cattiva! Dici come si fa e ce ne andiamo! Aiutaci allora, forza! Ah, così? Da quella? Terebi? L'ho fatta apparire io! Fuori dei coglioni! Ritorneremo a Junes o a casa nostra, visto che erano tre televisori diversi? Penso da dove siamo entrati, immagino. Sì, esatto. Junes sta per chiudere. Ah no. Vabbè, vabbè, andiamo a comprare un po' di frutta, forza. Everyday a Junes. Chissà se davvero le offerte puoi approfittarne. Ma va? Un genio questo ragazzo. Sicuramente. Sì, ma lei non è stata soffocata, se no l'avrebbero trovato il segno sul collo. Sicuramente, tra l'altro. Il mio povero cuore, un vecchio. Voglio guardare Bruce Lee e poi andare a dormire. Dopo scuola, sera. Immagino che quando entri dentro un televisore poi dopo non... Non puoi fare nient'altro nella giornata. E per me non c'è nulla. Ti senti ancora a pezzi. Sì? Oggi non era a scuola. Si è suicidata? Ah, fantastico! Ottimo! Posso immaginare.
霧の町に今も暗い影を落としている事件の続報です。稲葉市でアナウンサーの山野真由美さんが変身して見つかった事件。被害に遭う直前の山野さんの行動ははっきりしていませんでしたが、地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが、grazie al caso lo sapevamo。La pensione Amaghi è l'albergo della famiglia. Ma dai, ma l'hanno anche detto! 一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。ああ、天城屋旅館。あそこの温泉はね。E sicuramente andremo anche alle sorgenti termali, sicuro. 娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。そしたら現役女子高生おかみですよ。いやあ。Dovrei andare a fare un giro dopo che è morto una tizia. では続いて気象情報です。雨足はだんだんと弱まってきました。事件のあった稲葉市周辺などではこれから朝にかけて proprio sicuramente migliorato il tempo. 車の運転などの際は十分な注意を。Notiziario prosegue. Poco prima che trovassero il corpo, la presentatrice alloggiava la pensione a Maggie e la famiglia Yukiko. E pare ancora che non sappia dove sia finita Saki, la ragazza che ha scoperto il cadavere. Non penso che il notiziario lo sappia ancora. E ciù. Metti la mano davanti almeno, senti un leggero brivido di febbre. È molto probabile, già, è proprio per quello. E non mangio neanche. Che palle. Ho fame, voglio anch'io il ramen. Dovresti andare a letto presto. I malanni primaverili sono una seccatura. Beh, hai ragione. Ti senti fiacco, dovresti andare a dormire presto oggi. Non è che posso fare altro. Andiamo. Oggi niente televisore, va bene, va bene, va bene. E la ragazza? No, è morta! Ma povera! Sicuramente è un omicidio, tutti e due. Ed è stata uccisa perché potrebbe aver visto l'assassino, sicuro. Ciao, papà. Dojima è uscito. Grazie, Nanako. Nanako sembra preoccupata, Hai sentito? L'hanno trovata appesa. Senti due ragazze chiacchierare, fatti i cazzi tuoi. Wow, certo che sta città si annoiano così tanto da dover speculare su chi ha ucciso chi. Senti le sirene nelle vicinanze. Sembra che ci sia stato un incidente. Non proprio. Decidi di proseguire verso la scuola. Esatto, fatti i cazzi tuoi che è meglio. Ma non per cattiveria, ma perché... Diceria, era appesa fuori. Stanno parlando di un argomento in particolare. Yukiko... Immagino. È preoccupato perché non si trova la ragazza e ora scoprirà che è morta. Ma perché la... Perché c'è Matusalemme accanto al faraone egizio? Dio mio. Ah, buongiorno studenti. Ecco. Dici, dai. Wow, con che calma me l'hai detto. E lui già lo sapeva. Già. 協力を求められた時は我が校の生徒として節度ある姿勢で応じてください。Bello schifo. Già, è proprio una tragedia. Avrei voluto vederla appesa. 静かに。それから先生方からはいじめなどの事実はないと聞いています。grazie. 軽い気持ちで街頭取材などを受けたりしないように。
遺体で発見って、そんな…Il preside continua con il suo discorso. Vi prego di non fare bullismo e non uccidervi tra di voi, boiade! Mi ha bibitta, ne? Stai, Yamano Anna no toki to onaji datta ndesho? Già. Mai wa antenna datta no ga, konkai wa denchuu rashii jan. Renzok satsujin te koto da yo ne. Grazie, tu sì che sei un detective. Shoutai fumei no dokubutsu toka, dareka itte ta. Shoutai fumei tte. Soria chotto drama no misugi da tte. Ascolta. Rei no yonaka no terebi de Saki ni niteru ko ga utsutta rashii yo. Chou kurushigatte ta toka tte. Kowaku nai? Ma la gente non si fa i cazzi suoi in sto paese, ma sono così annoiati? Esatto. Almeno una delle due è un attimo di intelligenza, dai. Taningoto de sukikatte itteru yo. Na omaera. Kino ano yonaka no terebi mita ka? Sì? Ano sa, Hanamura made konna toki ni nani itte no? Senti, stai zitta, Gie, sto parlando. Ikara kikette. Ore どうしても気になってみたんだよ。映ってたの。あれ、小西先輩だと思う。まば？だべろ？見間違いなんかじゃない。先輩、なんか苦しそうに、もがいているみたいに見えた。Vuoi entrare nel televisore? そのまま画面から消えちまった。何よそれ。先輩の遺体、最初に死んだ山の穴と似たような状態だったって話だ。覚えてるか？山の穴が運命の相手だとか騒いでたやついたよな。俺、思ったんだ。もしかするとさ、山のアナも死ぬ前に、あの真夜中テレビってのに映ってたんじゃないのかなって。どういうこと？それってまさか、l'ha uccisa lui? あのテレビに映った人は死んじゃうとか言いたいわけ？そこまでは言い切らないけどさ、ただ、偶然にしちゃなんていうか、引っかかるっていうか。Sembra stupido stupido, però un attimo di cervello ce l'ha, dai. 向こうで会ったクマが言ってたろ。危ないとか、霧が晴れる前に帰れとか。確か、誰かが人を放り込むとも言ってた。それに、ポスター貼ってあったあの部屋、事件となんか関係ある感じだった。これって、però non mica è scemo, Mica fa cose a casaccio. È un po' tonto, però. 先輩や山の穴が死んだのって、あの世界と関係あるんじゃないのか。Allora, Yosuke non è stupido stupido. Però allora l'ho pensato solo io. Moshi tsunagari aru nara, senpai to Yama no ana mo ano sekai ni haitta tte koto kamoshirenai. Acchi de nanika atta tte nara, ano poster no heya ga atta setsumei mo tsuku. Moshi sou nara, senpai ni kankei suru basho da tte sagaseba aru kamoshirenai. Hanamura, anta masaka? Ah, ore, mo ichido iko to mo. Ma oggi? Stasera? Boh, dimmelo tu. Yoshina yo, shiken no koto wa... La polizia non può entrare nei televisori. Keisatsu toka ate ni shitete ii no ka yo? Yama no ana no shiken datte, shinten nasa sou jan ka! Vabbè, questo non è vero. Terebi ni haireru nante hanashi, matomo ni toriyau wa kireyo! E su questo è vero, ecco. Zenbu ore no kento chigai nara sore demo ii. 先輩がなんで死ななきゃなんなかったか、自分でちゃんと知っときたいんだ。花村。花村。こんだけいろんなもの見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。悪い。けど頼むよ。Hai provato a toccare un televisore? ジュレスで待ってっからさ。Magari adesso puoi farlo anche tu, Yosuke ti ha chiesto di accompagnarlo ancora una volta al mondo della TV. ちはわかんなくもないけど、あんなとこまた入ったら無事に出られる保証ないじゃん。ねえ、vai tranquilla。Certo che ce la facciamo。Andiamo con Yosuke。マジで？とりあえずジュネスに行こう。花村ほっとけないよ。Di sicuro far decidere a lei non sarebbe stata la scelta più giusta, almeno ci facciamo vedere decisi. Vuoi salvare i tuoi progressi fino a questo punto? Ma certo!